Raga, siamo a Chiang Mai da tipo 10 giorni e Sì, più o meno. non abbiamo manco fatto un video perché avevamo altri progetti, avevamo altre cose da fare. Sinceramente, ce la siamo presa veramente comoda perché dovevamo fare anche i nostri lavori, giustamente. E quindi questo sarà il primo video di Chiang Mai, da Chiang Mai, scusate. Sapete cosa vi faccio vedere? Quanto faccio schifo mentre mangio del sushi con zuppa e pollo. Quindi sarà un bel video mukbang. No, non faccio i versi, non faccio Ah, le cose ok. all'orientale, però voglio farvi vedere quanto faccio schifo quando mangio. Quindi se mi sbrodolo, se faccio, ve le beccate tutte, senza tagli, senza censure, sempre se verrà fuori bene, Per me viene una roba, un nuovo contenuto che poi potremo portare avanti. Ema che mangia eh. cose. Ema che fa schifo mentre mangia, ecco. No, basta che ormai troppe idee, poi la gente impazzisce già. Impazzisce quando gliene dai poche, quando gliene dai tante. Dai. Che arriva la mia zuppetta e ci siamo quasi. E comunque vorrei far vedere un attimo il posto in cui ci siamo fermati a mangiare. Qua ci lavora la nostra nonnina, perché voi dovete capire che in Thailandia abbiamo ziette, nonnini e nonnine, zietti ovunque. Là dietro la vedete, aspetta che zoom. Oh, ci ha già preso l'ordine. Ok. E è tutto figo. Ma soprattutto vogliamo parlare, sposta un po', della mitica tovaglia Maggi, che io mi ricordo i dadi da mettere nel Ma brodo sì, in Italia. non sono anche i noodles istantanei, sì. Allora. Qui stiamo tornando negli anni 80 probabilmente, eh. No, aspetta. Allora, hai voluto fare le cose per bene, adesso lo facciamo per bene.
ci vedevo lì. Ciao Nano. Raga, noi vi salutiamo con questa imitazione fantastica di Starbucks. Guardate. Ma no, ma mi sembra anche un po' Versace. Ma sì, è quello. VIP Smart Drink. Vabbè, poi thailandesi li abbiamo anche per quello. Ricordatevi di seguirci, mettere mi piace, commentare, iscrivervi, seguirci su Instagram e soprattutto comprare le magliette con le grafiche di Emma che sono spaziali e i miei libri che sono bellissimi. Trovate tutti i link qua sotto. Ciao. Ma a un video in cui mangi non ci vuoi attaccare un video anche dove cammini in mezzo a pseudo influencer? No, scherzo, raga, è stato un caso. No, scherzo a parte, abbiamo trovato questa promenade veramente, veramente, veramente figa. Anche perché è una zona nuova, come potete vedere. Allora, gli edifici non sono nuovi, ma la zona è stata completamente ripulita, non ristrutturata. Guardate anche per terra, tutto pulitissimo, guardate che bello. Per farsi una passeggiata, poi tra poco tramonterà il sole. Bomba! Come si chiama sto posto? Mi chiedi troppo, aspetta, eh. Si chiama Klong, che ovviamente significa canale, Mekong. Bellissimo. La cosa assurda, raga, è che nonostante sia un posto estremamente instagrammabile, non ci sono turisti occidentali. Mi sa che siamo stati i primi a scoprirlo perché poi è tutto nuovo, cioè proprio i localini sono, si vede appena aperti, la strada appena fatta, il canale tutto bello pulito, i fiori bellissimi, cioè ci sono dei fiori fantastici. Boh, Stefania si è presa bene con i fiori, cioè sta riprendendo solo fiori. Guarda che spettacolo. Hello? Però c'è da dire una cosa, vendono la pizza. Ok, sarà quella surgelata, ha dei prezzi abominevoli, però vendono la pizza. Quindi si stanno già preparando all'invasione occidentale. Però il menù è tutto in thailandese, quindi non lo so. E voi? Prendere il sole? Uno? E uno, due? Bella vita, eh? Ma cosa sta succedendo? No, perché mi vuol veramente... Secondo te cosa sta succedendo? Ma o stanno girando un video, uno spot forse? Non so, magari sono famose. Vabbè. È che vorrei passare. Che belle. Ciao. Boh, deve essere qualcosa di potente, di grosso, perché sono tutti qua con le macchine fotografiche assurde. Ma questa volta lo finiamo sul serio il video? Prima di finirlo voglio dire una cosa. A dimostrazione che questo posto non è ancora stato invaso dai turisti, io questo gelato al cocco, che di solito paghi 50 baht, l'ho pagato... Dai 45 ai 50. Ci ho pagato 25 baht, tre palline.
Detto questo, solita solfa. Seguiteci, fate i bravi, Instagram, comprate le nostre cose. Ma guarda, è anche buonissimo. Comprate le nostre cose, supportateci, abbiate fede in Radical Trip. Ciao raga. Devo fare la storia, scusate.